Ecco, sono le 6 punto, quinto appuntamento in cui riusciamo a essere puntuali. Ciao Luca, come stai? Oh, grandissimo, bene, sono contento di rivederti, Alessandro. In forma, anche te mi sembri in forma, eh? Felice, eccomi. Sì, felice e in forma, tutte e due ci siamo messi la camicia bianca, ci siamo anche detti che avevamo un armadio per cambiarci, ma abbiamo deciso di rimanere entrambi con la camicia bianca. Io come al solito all'inizio della live vi chiedo se ci siete di mandarci un saluto, soprattutto per capire se ci state sentendo, se l'audio, tutte le connessioni vanno bene. Lo chiedo sia a chi è collegato su Facebook, chi è collegato su YouTube. Passiamo insieme un'ora, lo abbiamo fatto per 5 volte nel mese di agosto con l'idea che si possa parlare di lavoro e si possa costruire il proprio futuro nel mondo del lavoro, la propria non solo carriera intesa come crescita, ma intesa come ricerca dello stare bene al lavoro e lo si possa fare anche durante il mese d'agosto. Oggi, insomma, abbiamo scavallato su settembre, però, insomma, siamo ancora all'inizio. Quindi, grazie a tutti quelli che si sono collegati. Siamo partiti secchi in 50 in questo momento, quindi immagino che tra pochi minuti superiamo il centinaio. Complimenti a voi, l'ho detto anche le volte scorse, chi ha voglia di mettersi in gioco, di imparare, di confrontarsi. Questa diretta, come quelle precedenti, è interattiva, quindi io e Luca abbiamo una bellissima scaletta, che ormai avete capito che facciamo delle scalette che non rispettiamo, e soprattutto proviamo a rispondere alle vostre domande, a interfacciarci con voi. Faccio, scusami Luca, un veloce recap iniziale di che Certo. cosa abbiamo fatto in questi 5 appuntamenti. Siamo partiti con Dario Vignali, abbiamo parlato di intrapreneurship, cioè imprenditività, come si può essere imprenditori nelle aziende d'altri, quindi come tutti noi al lavoro possiamo essere imprenditori. Da lì abbiamo incontrato Marianna Poletti e abbiamo parlato di employability, che cosa cercano le aziende in noi, quali sono le caratteristiche per essere impiegabili. Noi dobbiamo essere impiegabili per essere sempre pronti a trovare un nuovo lavoro quando quello in cui siamo in quel momento non solo lo perdiamo, ma anche quando non ci piace, quando non stiamo più bene al lavoro in cui siamo. E poi con Silvia Vianello abbiamo parlato di personal branding e soprattutto di LinkedIn, come farci notare, come raccontarci su LinkedIn, e la scorsa settimana con Andrea Giulio Dori, founder di Efficacemente, abbiamo parlato di produttività, abbiamo parlato di gestione del tempo, ma soprattutto di noi stessi, della nostra concentrazione, la capacità, insomma, di mettere un po' in fila le cose. Poi Andrea ha condiviso con noi il suo metodo quasi talebano, no? Per 4 ore non rispondo al telefono, poi rispondo a tutti i messaggi. Da questo punto di vista lui è eccezionale. Oggi ho invitato Luca Mazzucchelli, che è uno psicologo, direttore di una rivista sulla psicologia, probabilmente lo psicologo italiano più seguito su YouTube. E soprattutto è una persona che crede che la felicità abbia a che vedere col lavoro, lo credo fortemente anch'io, e proveremo un po' a scomporre questo argomento e a capire come si può essere più felici sul lavoro, partendo anche da dei dati che poi tra un po' condivido con voi, che dicono che quando si è più felici si è anche più produttivi, quando si è più produttivi si è più felici, e come dire, gira che ti rigira, quella è la soluzione. Luca, intanto parto un po' da te. Tu hai un team di persone con cui lavori, quindi la prima domanda che ti faccio è: ma come fai a far sì che loro siano felici al lavoro quando È vero. l'imprenditore, il manager sei tu? Guarda, allora, sì, io ho 3 aziende in realtà. In un'azienda in particolare, che è questa, sono negli uffici del Mazzu Office, ho una decina di collaboratori che adesso poi, periodi di smart working, non sono sempre qui tutti, però è una sfida, forse una delle sfide più importanti per l'imprenditore, no? Per il leader, mettere le persone che coordini nelle condizioni di performare al meglio. Ed è una sfida sulla quale bisogna continuamente essere aggiornati. Guarda, il primissimo, io mi ricordo, il primo ufficio in cui eravamo come team, siccome era una startup molto fragile, un po' come tutte le varie startup all'inizio, era un ufficio brutto, quindi fisicamente brutto. Questo è già un primo elemento, cioè per essere felici. Poi la felicità è un concetto un po' complesso, magari poi approfondiremo, però diciamo, per performare bene bisogna essere in un ambiente bello. Ci sono gli ambienti wow, che sono quelli dove c'è ad esempio un po' di natura, quindi delle piante, cioè, gli elementi della natura risvegliano in noi delle cose primordiali anche di benessere. Ci sono molti che dice che la psicologia dell'ambiente è interessante a questo proposito. Quindi un ambiente bello da un punto di vista fisico, con la luce, una buona illuminazione. Ecco, e poi c'è invece l'ambiente anche più relazionale, che chiaramente è importante, quindi
riuscire a selezionare in maniera corretta le persone del team e riuscire a far sì che tra di loro ci possano essere delle discussioni, dei punti di divergenza, mm-hmm. dei conflitti, ma che questi poi vengano a qualche livello mediati e utilizzati in maniera anche propositiva per crescere continuamente. Quindi insomma un ambiente che deve essere bello strutturalmente, ma anche poi da un punto di vista relazionale. Guarda, sposo assolutamente quello che dici e ricordo una... un bel po' di anni fa, a un certo punto cambio lavoro, vado in questa nuova azienda, poi insomma una scuola legata al design, quindi un posto anche allegro, io vado a dirigere un gruppo di creativi che avevano un bellissimo ufficio su strada con delle vetrine. E io ero galvanizzato dall'idea di stare in un posto dove potevi vedere anche il mondo fuori, abituato a stare prima nell'ufficio precedente a un decimo piano in cui attorno a te non vedevi nulla, quindi galvanizzatissimo. Arrivo, entro in questo ufficio, i muri sporchi, i tavoli disposti con che guardavano il muro, nessuna pianta. E che cosa facevano quindi? Tenevano le veneziane abbassate, perché non era un ufficio bello da vedere. E a un certo punto io vado dalla persona che mi ha assunto e dico, senti, abbiamo un budget per rifare questo posto? E dice, perché dovete rifare? Dico, perché a me fa schifo. E dico, io non ho voglia la mattina di arrivare a parcheggiare la mia Vespa. Cioè, era bellissima questa cosa. Arrivavi in Vespa, andavi al bar, prendevi il caffè, poi entravi e dovevi stare a quel punto al buio, al chiuso. Allora, dato che non avevamo budget, ho convinto il mio team a diventare, come dire, in bianchini, montatori, eccetera, e abbiamo ricostruito il nostro ufficio con delle cose abbastanza banali, dei colori, delle piante, le scrivanie disposte in un altro modo. Ci siamo chiusi per 3 giorni vestiti tipo da CSI, no? per fare tutti i lavori. Poi abbiamo tirato su le veneziane e da quel momento quel centro di ricerca è stato il più ambito da tutti gli studenti della scuola, da tutte le altre persone che ci lavoravano, perché era un posto dove c'era gioia, dove c'era allegria, dove c'è la voglia di stare bene. È così, no, ma c'è, cioè, ma te ne rendi conto, cioè, ma tu mettiamo l'argomento lavoro anche un attimo tra parentesi, ma sì. Se tu vivi in una casa bella con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi amici, o se tu vivi in una casa brutta, cioè è chiaro che le emozioni che vivi sono diverse. Se tu dovessi vivere per 5 anni in una miniera nel fondo della terra, o se tu dovessi vivere per 5 anni in una villa nel verde con piscina iper top, è chiaro che vivi delle emozioni diverse, ed è ovvio che le tue emozioni influenzano la tua capacità decisionale, di problem solving, e quindi anche poi la tua produttività, no? Ora, lo capiamo molto bene quando abbiamo a che fare con la nostra vita privata, nella vita professionale non cambia più così tanto. Esatto, è assolutamente così. Ormai tutti ci dedichiamo alle nostre case, quando cambiamo casa ci rivolgiamo a designer, cerchiamo le cose più belle, andiamo a scegliere quella lampada particolare e poi però la maggior parte del tempo che invece passiamo al lavoro spesso lo passiamo in ambienti non belli. Quindi come dire, ci portiamo a casa un primo elemento da questa conversazione, che è com'è l'ambiente, e quindi per riuscire a raggiungere la felicità sul lavoro abbiamo bisogno di stare in posti bene. Belli. Non sempre facile. Scusa, poi, vai. Non è quello dire che se l'ambiente non è bello allora l'azienda va male, no? Cioè, grandi colossi multinazionali che oggi sono sul mercato sono partiti effettivamente in un garage dove neanche c'erano le finestre, però avevano dei sogni travolgenti. Ecco, quindi non sto dicendo che con l'ambiente bello va tutto bene, no, però è uno tra gli ingredienti importanti nella ricetta per una buona performance sul lavoro, sicuramente. Senti, metto lì un paio di dati. L'Università di Warwick nel Regno Unito dice che i lavoratori felici sono fino al 12% più produttivi rispetto a quelli felici, e l'Eye-Opener Institute di Oxford dice che i dipendenti che si sentono felici sul posto di lavoro sono il 65% più energetici di quelli che appunto non lo sono, e addirittura in questo caso da questa ricerca 2 volte più produttive. E un'altra ricerca di Gallup dice che le persone altamente impegnate realizzano alla fine una riduzione del 41% dell'assenteismo e un aumento della produttività del 17%. Insomma, un po' di numeri che sto condividendo anche per voi, perché quando poi dovete a volte convincere i vostri colleghi o il vostro capo o l'imprenditore che sta dietro all'azienda a fare una serie di azioni
per favorire quello che è il discorso della felicità sul lavoro, potete anche avere delle motivazioni un po' più solide, non è solo la chiacchierata tra Alessandro e Luca, ma ci sono fior fior di ricerche che dicono questo. Dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza di psicologo, Luca, come vai a collegare il discorso appunto tra felicità, lavoro e produttività? Perché questo secondo me poi è uno dei temi centrali su cui si fa anche, come dire, breccia nelle aziende che vogliono meno occuparsi rispetto alle altre di felicità. Vedi, alcuni pensano che quelli sono felici perché riescono a essere produttivi, siccome producono tanto, raggiungono grandi risultati, allora sono felici. In realtà no, ci sono dei libri molto interessanti che ti dicono proprio contro. Il vantaggio della felicità, mi sembra un Schonacker che racconta proprio e spiega molto bene questa cosa, no? È siccome tu sei felice che allora riesci a essere produttivo e non viceversa. Io ho questa cosa molto, sia sui miei collaboratori, sia anche un po' sugli imprenditori, no? Ai quali ogni tanto mi è capitato di fare consulenza, o miei amici con cui ho avuto a che fare. L'ho visto anche sulla mia storia personale. E ti racconto questo breve estratto perché mette, secondo me, in campo un terzo ingrediente fondamentale nel processo della ricerca della felicità al lavoro. Ed è un po' la mia storia. Io il primo lavoro che ho fatto come psicologo era all'interno di un campo rom. Un campo rom non è bello da vedere, come dire. E anche da un punto di vista relazionale, non sempre c'è di fianco il grande leader di turno che dice dai che ce la facciamo, voglio farti crescere, mi prendo la responsabilità dei tuoi successi e degli insuccessi e ce la facciamo insieme. Non era probabilmente così. Era un campo rom nel quale invece ogni giorno lavoravo con ragazzini minori, fino a 12 anni più o meno, poi andavano in giro e lì c'erano i coltelli alla gola, c'erano le parolacce, c'erano gli sputi in faccia e quindi era un contesto difficile. Era un contesto difficile da un punto di vista ambientale, da un punto di vista relazionale. Però era un lavoro, non era un lavoro che mi faceva felice, Ale, devo essere sincero. Tra l'altro, cioè, vi ho pagato tipo 400 euro al mese. Sì, non questo era... non contribuiva di certo alla felicità. Sai, Ale, pensa a te, 4 anni l'ho tenuto quel lavoro. L'ho tenuto 4 anni e ti dico, se c'è un momento nella vita di un uomo o di una donna nella quale diventi adulto, per me questo momento si colloca all'interno di questi 4 anni nel campo rom, perché in realtà io sono diventato ricco, ma non ricco da un punto di vista economico, come si potrà intendere, ma sono diventato ricco perché ho avuto l'opportunità di capire che di capire tante cose, intanto di stare in mezzo alle emozioni anche quelle un po' più ingombranti, un po' più spiacevoli, ma soprattutto io ho capito questo, che quello non era un lavoro, cioè come ho fatto, cioè la domanda secondo me utile per questo format è questo: come ho fatto a resistere 4 anni, 400 euro al mese in un lavoro che non mi faceva felice, ma comunque... Ma non hai ancora fatto un video su questo? No, ci ho fatto un libro però, devo dire, perché... No, esatto, no, il libro stavo per dire io. Non può ne farlo. Il video non lo so, forse da qualche parte l'ho messo. No, però il discorso che cos'è? Come si fa a resistere 4 anni e 400 euro al mese in un lavoro che non ti rende felice? E la risposta è questa. La sera quando tornavo a casa mi chiedevo, Luca, ma sei felice di quello? Cioè, sei felice del tuo lavoro? La risposta era no. Però ho imparato a domandarmi un'altra cosa dopo un po', che era, ma Luca, ma il lavoro che tu stai facendo ha significato? Cioè, sta impattando positivamente sulla vita delle persone? Porca miseria, se aveva significato. E io ho capito questa cosa lì, che se tu rincorri una vita felice, trovi l'insoddisfazione, l'infelicità e le tue aspettative continuano a essere deluse. Ma se tu vivi una vita all'insegna del significato, cioè di cercare di impattare positivamente sul mondo che ti circonda, allora la felicità è una diretta conseguenza. Non ero felice, ma siccome la mia vita aveva significato tra i cortili di questi bambini in evidente difficoltà, allora in realtà ero anche felice a un qualche livello. Ecco, questo è un po' l'argomento. Che introduce il terzo ingrediente, che è proprio quello dei valori, del mettere, di trovare un lavoro che permetta ai tuoi valori di essere messi a terra, di aver significato e impatto sul mondo.
Sì, io quando si parla di valori, infatti, parlo quasi sempre di purpose, cioè il proposito che ti muove, nel senso che oggi sempre di più nell'ambiente aziendale, quando si parla di cultura aziendale si parla di purpose, però il punto chiave secondo me è che il purpose e i valori dell'azienda esistono, sono definiti da un imprenditore, da un gruppo dirigente, va bene. Ma il purpose e i valori nostri, di ognuno di noi, o noi lavoriamo realmente per comprenderli, perché in verità non dobbiamo definirli, dobbiamo comprenderli, sono dentro di noi, dobbiamo estrarli, dobbiamo metterli in ordine. Ma se non lo facciamo, non riusciremo mai a raggiungere quella pienezza sul lavoro, gli americani dicono fulfillment, che poi ti porta a essere felice, perché è giusto quello che dici tu, cioè non si può inseguire la felicità come se fosse qualcosa, ah, arrivo, la prendo e cerco di prenderla al volo, ma bisogna costruire un percorso, e nel costruire quel percorso dobbiamo capire chi siamo noi e vedere se quello che siamo noi coincide o meno con quello che è l'azienda, perché certo che le aziende sono fatte di persone, quindi si possono un po' modificare, però se tu sei un'azienda di 1000 persone e 990 la pensano in un modo e tu la pensi in un altro, non è che sei sbagliato tu, ma forse è sbagliata quell'azienda per te. Assolutamente, io credo anzi che uno dei compiti più importanti dell'imprenditore, che in realtà poi sono i compiti dei grandi leader, cioè o meglio ciò in cui riescono meglio i grandi leader, è aiutare le persone che lavorano per te a riscoprire i loro valori. Cioè io vedo questo, quando è che tu capisci che c'è un grande leader che è entrato nella piazza? Quando le persone riscoprono dei valori dimenticati, oppure quando le persone abbracciano nuovi valori che non avevano ancora considerato fino ad allora. Ecco, il leader riesce ad accendere nel tuo cuore, a far vibrare queste corde, perché crede particolarmente in questi valori. Io credo quindi l'imprenditore dovrebbe intanto cercare di selezionare delle persone che abbiano dei valori coerenti con l'azienda, perché fai un favore alla persona e all'azienda stessa. In secondo luogo, tu devi promuovere quei valori, quel tipo di cultura valoriale tra i tuoi collaboratori e tra i tuoi dipendenti. E parte molto secondo me dal momento della selezione, che non deve essere io azienda scelgo te, ma io azienda e tu persona ci scegliamo a vicenda. Lo abbiamo detto in un'altra diretta, che alla fine probabilmente non è un matrimonio, però è un fidanzamento di quelli importanti, ci si deve piacere. Io nei miei anni in Talent Garden, in cui oltre a fare l'imprenditore poi ho fatto il direttore del personale, cioè il people and culture director di tutta l'azienda, ma sostanzialmente ho fatto il selezionatore, perché ho assunto circa 200 persone nel giro di 3 anni. Alla fine, insieme a Enrico, che era uno dei miei più stretti collaboratori, avevamo un metodo di selezione che adesso metto così in piazza, così tutti quelli che non sono stati assunti capiscono perché, che va bene, guardavamo le caratteristiche, guardavamo le competenze, tutto quello ci doveva essere, ma poi guardavamo questa persona camminare all'interno di Talent Garden, ci guardavamo e dicevamo: ma tu hai voglia di pranzarci tutti i giorni? Ma tu hai voglia alle 8 di sera di essere qua con questa persona? Ma tu hai voglia di andarci a cena? Se la risposta era no, era finita lì. Se la risposta era sì, poi quello che si verificava è che ci andavamo davvero a cena, perché poi quando si è in una fase di startup, di scale up di un'azienda, ma oggi un po' tutte le aziende che sono davanti al cambiamento, davanti alla crescita continua, alla fine si vive in una comunità di persone. Quella comunità di persone deve essere fatta da persone che si piacciono. Quindi io devo aver voglia di andare a cena con me e con te, e tu devi aver voglia di venire a cena con me. Guarda, aggiungerei una cosa a proposito di questa metafora che tu fai, che vedo che viene anche ripresa nei commenti, cioè quella col fidanzamento. C'è un errore che fanno le coppie, che fanno le persone nel scelto, il proprio partner in amore, che spesso è lo stesso amore che fanno gli imprenditori o i freelance a scegliere i loro collaboratori o i loro partner sul lavoro. Cioè le coppie perché crollano spesso dopo poco? Perché le persone tendono a scegliersi in base a quelli che sono i loro interessi in comune. Io ho fatto per 10 anni lo psicoterapeuta di coppia, ne ho viste un po' di tutti i colori, ed è un problema. Se tu scegli il tuo partner in base a quelli che sono gli interessi in comune, ti stai fermando alla superficie della cosa, perché magari io posso scegliere
mia moglie, perché anche a lei è un ultra del Milan, e quindi la domenica non mi rompe le palle, viene con me allo stadio a vedere Van Basten, che mi sembra che non giochi più, mi sono un po' allontanato, però credo che se abbiamo troppi millennials con noi questa sera nessuno sappia chi è Marco Van Basten, il grande trio di quando aveva senso essere milanisti, lo dico da milanista, poi è finita lì. Però cos'è il problema? Che tu non devi scegliere il tuo compagno e il tuo partner sul lavoro e la tua fidanzata e il tuo fidanzato in base a quelli che sono gli interessi in comuni, ma in base a quelli che sono i valori in comune. Perché? Perché io posso dire, vedi, a mia moglie, come me, piace fare la colletta alimentare e quindi andare all'oratorio, aiutare, no, ok. Però, vedi, qual è il valore che ti muove a fare quell'attività? Perché magari io posso farlo perché il mio valore fondante è aiutare gli altri. Magari il valore di mia moglie che la porta a fare quell'attività è che deve sentirsi importante lei, oppure che, non so, che ha visto uno che le piace e vuole conoscerlo. Allora, è sui valori che si gioca la vera battaglia d'incastro, ed è per questo che anche durante la selezione del personale noi dobbiamo andare a vedere prima l'uomo e poi il professionista, cioè le competenze tecniche che potrebbero essere un po' assimilate all'interno della metafora a ciò che gli piace fare al mio fidanzato o alla mia fidanzata, no? Le competenze tecniche devono arrivare sempre dopo alle competenze umane, altrimenti tu puoi anche avere lì un videomaker che è cintura nera di Premiere, però poi a lui in realtà ad aiutare le persone non gli frega niente, e per lui la qualità non è importante. E allora come fai poi a inserirlo all'interno di un gruppo di persone che invece ha dei valori diametralmente opposti? Ecco perché è importante, insomma, mettere il valore al centro prima ancora degli interessi. C'è un famoso HR americano che dice hire for culture, train for skills, cioè assumi le persone per la cultura e poi insegni lì quello che devono fare, le competenze di cui hanno bisogno. Senti, iniziano ad arrivare diverse domande. Intanto 150 persone le abbiamo toccate, stiamo insieme fino alle 19 questa sera. Proviamo a capire come si fa a essere felici al lavoro, perché questo percorso cambia il lavoro cambia il tuo lavoro, insomma, siamo noi a doverlo cambiare e dobbiamo capire come possiamo stare bene al lavoro, che poi oggi è ancora in dimensione più complessa, perché non è solo in un luogo fisico, ma è anche da casa, è anche da un'altra parte, anche in maniera remota. Ci sono un po' di domande, di commenti. Intanto Marianna ci chiede, in particolare ti chiede se l'ego è amico o ostacolo della felicità, che secondo me è un bel tema. Poi vado a prendere un paio di altre domande. C'è Alessandra che commenta: tutto quello che dite vale secondo me anche per i freelance, in generale i non dipendenti senza un contesto aziendale dietro, perché anche clienti e potenziali tali dovrebbero sposare i tuoi progetti in ogni senso, e quindi un approccio, come dire, in qualche direzione felice. Ed è vero, Alessandra, che quello che io ogni tanto consiglio ad amici imprenditori o freelance: anche i clienti te li devi un po' scegliere, cioè ci si deve piacere, si deve avere voglia di fare un percorso insieme. Vabbè, Chiara poi commenta Gullit e Van Basten, sì, c'era anche Rijkaard. Chiara, c'eri tu, c'eravamo anche noi, in effetti. E poi il discorso che mette in campo Pietro, invece, che spesso i recruiter alla fine non seguono questa filosofia. È vero, ma cambieranno. Siamo in un cambio di paradigma del mondo del lavoro enorme, il Covid lo ha solo velocizzato, quindi secondo me, però, quello che provo a trasmettere è che non sono le aziende brutte e cattive, i dipendenti poveri e sfortunati. Le aziende sono somme di persone, noi siamo persone, noi dobbiamo essere artefici del nostro futuro lavorativo e non possiamo sostanzialmente lasciare che qualcun altro scelga per noi. Torno da te, Luca, con questo discorso che ci ha suggerito Marianna sull'ego, che credo che sicuramente sono tanti spunti interessanti da queste domande che tu hai letto. Dico due o tre cose anch'io a riguardo di queste riflessioni. Dunque, sull'ego sicuramente, cioè può essere sia l'uno sia l'altro, no? In realtà c'è un bel libro di Ryan Holiday, L'ego è il mio nemico, sì.
Esatto, ho fatto anche la prefazione, ho avuto questa opportunità. Ed è così, no? All'interno di una cultura, dunque, io credo che ci sia un egoismo sano, che è l'egoismo necessario ad avere anche un po' di autostima, no? E quindi di prendersi anche cura delle proprie ferite, del proprio miglioramento. C'è un egoismo sano. Se uno non ha questo egoismo sano, affossa, diventa uno scolapasta, acqua da tutte le parti, ma non trattiene neanche la pasta, quindi neanche uno scolapasta. Ecco, e invece poi c'è questa cultura anche molto americana di inneggiare eccessivamente al dai che ce la fai, all'autostima esagerata, che ti porta a un'altra patologia dell'ego, no? Che è quella dell'egocentrismo sfrenato. E questa è un'altra deriva rischiosa da evitare. Quindi bisogna essere bravi e abili a trovare un po' una via di mezzo. Continuo la lettura di Ryan Holiday a questo proposito. Invece mi aggiungo anche una riflessione a quello che tu dicevi sul fatto che gli HR non guardano spesso la dimensione valoriale. Questo è un peccato, ma secondo me, al nostro amico Pietro, mi sembra... Io, questa è la mia percezione, poi magari non so, è sbagliata, però non potrà durare a lungo, soprattutto perché attuale è arrivato il Covid e il Covid ha accelerato quella che io ho chiamato un po' essere l'era del cuore, nel senso, il punto che cos'è? Tra l'emergenza economica e l'emergenza sanitaria, che sono sotto gli occhi di tutti perché il Covid ce l'ha fatta vedere, la gente dimentica, non si è resa conto che c'è un'emergenza ancora più importante, più urgente, che è l'emergenza umana. Cioè le persone in mezzo a tutto questo casino stanno cambiando, riscoprono dei valori dimenticati, ad esempio, o ne abbandonano di altri che davano per scontato. Allora, il punto è che per ricostruire l'Italia, dovremmo ricostruire l'Italia, ma l'Italia prima di tutto la si ricostruisce da un punto di vista psicologico, da un punto di vista umano. Perché gli HR sono così importanti e saranno sempre più importanti? Perché le aziende non riusciranno a rispondere adeguatamente alla crisi economica se gli uomini e le donne che compongono le aziende sono psicologicamente claudicanti o valorialmente scollegati rispetto a quella che è la mission aziendale. E quindi verranno fatte fuori gli HR che non fanno attenzione a questa cosa, mi dispiace, ma verranno fatti fuori tutti dal primo all'ultimo. Cioè non è più una scelta, è un dovere, è obbligatorio. Sopravviverà chi riuscirà a recuperare la dimensione umana delle risorse umane, perché è un po' come quando tu fai la grande attraversata del deserto. Ogni guerra ha un tipo di risorsa che se tu riesci ad accaparrarti, riesci a vincere la guerra in maniera più semplice, ogni grande sfida. Cioè per la guerra, ad esempio, le risorse sono le risorse tecnologiche, no? O strategiche. Chi per primo ha la bomba atomica, è brutta come metafora, però non so come dire. Se tu devi affrontare una crisi di coppia, le risorse che devi accaparrarti sono l'empatia, la capacità di parlare, di ascoltare. Se devi affrontare una traversata nel deserto, la risorsa che ti serve è l'acqua. Per affrontare la crisi del Covid, per le aziende, la vera risorsa che farà sempre più la differenza sono le risorse umane. E si parte dall'uomo, dalle emozioni e dai valori che compongono l'essere umano, dagli uomini e le donne. Guarda Luca, sottoscrivo, come dire, parola per parola, lettera per lettera, sospiro per sospiro quello che hai detto, perché è centrale il ruolo delle risorse umane. O torna a essere questo, perché originariamente era questo, o non ha più senso, perché per fare semplicemente una selezione, uno screening di 1000 CV, allora usi un software per fare quello. Ma se non vuoi guardare solo il CV, ma vuoi guardare chi c'è dietro quel curriculum, chi c'è dietro quel foglio di carta, allora a quel punto è essenziale che si costruisca una relazione. Quindi Chiara, per esempio, diceva: ma come far trasparire questi concetti dei valori al colloquio? Perché chiedono competenze, non valori, passione, mindset. Mettili sul tavolo, Chiara, presentati e metti sul tavolo i tuoi valori. Chiedi a chi ti sta selezionando quali sono i valori dell'azienda, qual è la loro vision, che cosa vogliono fare per impattare sul mondo, non solo che tipo di pasta asciutta o di servizio stanno costruendo. Perché faccio l'esempio della pasta asciutta: se c'è un'azienda che fa la pasta e la fa con il grano raccolto nei campi da delle persone in nero, probabilmente tu, Chiara, non vorrai lavorarci per quell'azienda, e quindi devi sapere quali sono i valori dietro quell'azienda. Se quell'azienda
ti dice che le persone, i braccianti per loro non sono importanti, beh, tu puoi dire che per te non è importante quell'azienda e andrai a offrire le tue prestazioni, le tue competenze a un'altra azienda. Noi dobbiamo anche imparare a rimpossessarci di quelle che sono le nostre competenze per metterle a disposizione di chi con noi condivide dei valori, una missione, una strada da percorrere, perché prima cosa, la vita è troppo breve per non godersela in ogni sua sfaccettatura. Seconda cosa, al lavoro ci stiamo 8-10 ore al giorno e quindi è la maggior parte del tempo che passiamo da svegli. Terza cosa, tutto quello che ci succede al lavoro poi noi ce lo portiamo a casa, ce lo portiamo nel nostro privato, ce lo portiamo nelle relazioni. E quindi se hai avuto una giornata di una giornata schifosa, ma poi non sarai felicissimo di rivedere la tua fidanzata, il tuo fidanzato, moglie, marito, figli. Quindi per me questo è essenziale. Io capisco che poi ci sono i momenti in cui magari uno ha perso il lavoro e deve accettare quello che trova, ci sono i momenti difficili, ma su questo, Luca, mi ricollego alla tua storia di prima, anche dai momenti difficili si può imparare se si va a comprendere che magari quella non è la situazione ideale, però se noi la situazione non ideale la subiamo semplicemente in maniera passiva, beh, quella situazione ci imbruttisce, punto e basta, ma non ci imbruttisce alla milanese imbruttito, ci imbruttisce che non ne usciamo bene. Se invece in un momento negativo comunque noi ci formiamo, comunque ci guardiamo intorno, comunque lavoriamo su quello che è il nostro percorso, e poi a un certo punto tutto torna. La vita professionale, mi fermo a quello che è la mia competenza, non è sempre lineare, ci sono i momenti di up, i momenti di down, ma il momento successivo di up viene se nel momento di down tu ci stai lavorando con costanza, con determinazione, con voglia di cambiare. Penso che siano questi poi i punti fondamentali, non per essere felici il giorno dopo, ma per raggiungere quella pienezza che ti garantirà una felicità sul lavoro anche. Guarda, era una riflessione che stavo facendo proprio stamattina, perché stavo preparando la mia newsletter di venerdì, e stavo proprio scrivendo questo, che le cose importanti che ho raggiunto, le leve che mi hanno permesso di crescere e no, di arrivare a quella pienezza, completezza di cui tu parlavi, sono principalmente due, e iniziano tutte e due con la S. La prima è sofferenza e la seconda è saggezza. Cioè, perché? Perché quando soffri, cioè, quante cose ho imparato grazie al dolore? Cioè, quando soffri, perché quello ti dice no, fuori, non c'è più spazio qui per te. A quella sofferenza ti obbliga, ti mette con le spalle al muro, ti obbliga a cambiare. E io ho iniziato a fare video perché dove facevo il tirocinio mi hanno detto che non mi avrebbero rinnovato il contratto. È stato un dolore che, grazie al fatto che io ho ascoltato, sono entrato dentro, ho detto dovrò inventarmi qualcosa io. E mentre ero al campo Rom, parallelamente ho iniziato a fare il video con il mio brand. Quindi sofferenza, è importante la sofferenza per crescere. E la seconda è la saggezza, perché l'altra cosa che mi ha aiutato molto a far crescere, a esplorare il mio potenziale, a cercare di tradurlo in pratica il più possibile, è la saggezza dei mentori che ho avuto l'accortezza di andare a cercare e di circondarmi, che possono essere persone in carne e ossa, possono essere video su YouTube, possono essere libri che leggi. E quindi sofferenza e saggezza per me sono state due leve fondamentali. Senti, Barbara che dice che evidentemente Barbara si occupa di selezione del personale o è una manager, dice: concordo assolutamente, seleziono sempre persone, sia dipendenti, sia freelance, sia fornitori, sulla base di valori comuni, è fondamentale. Laura invece ci chiede un consiglio: a me piace il mio lavoro, ma nella mia azienda titolare e amministratore delegato non vogliono mai fare riunioni, non ci si confronta mai. Qualche consiglio. E poi c'è riflessione un po' più composta da parte di Chiara, che dice: nella mia passata esperienza la prima cosa che ho detto il primo giorno di lavoro è stata: mi sembra di lavorare in un magazzino, proprio perché per me l'ambiente in cui lavoro è importante. Però invece che capire che non era l'azienda per me, mi sono messa in discussione io, pensando di essere io quella sbagliata, e la collaborazione ovviamente è finita molto male. Come si affrontano questi temi? Perché il rischio di sentirsi sbagliato o la difficoltà nel convincere i propri capi a muoversi in maniera differente non sono temi esattamente facili, perché poi vanno un po' a minare le tue convinzioni, vanno a minare un po' il tuo io anche.
Assolutamente, assolutamente. E sai, insomma, c'è da dire che in alcuni casi anche bene prendere atto del fatto che ci sono magari delle divergenze non superabili, no? E quindi uno fa i suoi conti e cerca di capire cosa che conviene fare oppure no. In linea di massima, però, ecco, laddove non c'è un confronto con i vertici, il primo suggerimento è quello di cercare di crearlo, no? Quindi parlarne, semplicemente che c'è questa esigenza, mm-hmm. e vedere se c'è un movimento che ti viene incontro oppure no. In seconda battuta, laddove questo movimento non ci sia, io credo che noi possiamo controllare alcune cose e altre cose invece non possiamo controllarle. E lì la partita si gioca nel cercare di controllare ciò che puoi controllare e cercare di accettare tutto il resto e non fare il contrario. Cioè, io vedo che molto spesso le persone si ostinano a cambiare, a controllare ciò che non possono controllare e cambiare. E quindi in questo caso la loro vita finisce nella strana situazione per cui ci si fa controllare da ciò che non si può controllare, e viceversa invece accettano delle situazioni che tu dici no, porca miseria, ma lì tu avresti un margine di manovra importante da cambiare, no? Quindi iniziare a tenere in testa questa prima distinzione, controlla ciò che puoi e accetta tutto il resto, è importante, perché ci sono delle cose sulle quali tu comunque puoi lavorare. Se loro non ti ascoltano, magari tu puoi lavorare per diventare più brava a farti ascoltare, non lo so, ecco, puoi lavorare sulla tua capacità comunicativa in modo da essere più propositiva, o altre leve, ecco, più esatto, c'è un discorso di come ci si racconta e come si comunica, nel senso che vedevo Antonietta qua dice col nostro studio legale stiamo cercando di selezionare i nostri clienti comunicando i nostri valori attraverso i canali di comunicazione, ma in verità anche noi come persone singole abbiamo canali di comunicazione, che è il modo con cui ci relazioniamo con gli altri, che è le cose che raccontiamo, che è quello che pubblichiamo sui social, magari anche su un social più professionale come LinkedIn, che quindi comunica di noi all'azienda in cui siamo, e ci aiuta anche a mettere poi in mostra quelle che sono le nostre competenze, la nostra professionalità, e non solo a subire. Però certo, Luca, poi andare a dividere le cose tra quelle che puoi cambiare, quelle che devi accettare, e comprendere quali si mettono in un basket e quali nell'altra, non è così facile. Non è così facile, ma iniziare a prestarci attenzione, provare, sperimentare. Prendi una cosa, la metti nel primo basket e poi ti rendi conto che no, avevi sbagliato, era nel secondo, però almeno hai provato, no? E un po' cerchi anche di capire fino a che punto ti puoi spingere. Cioè, certe cose si capiscono vivendo, però vivere avendo questa coordinata mentale, secondo me, ti aiuta a risparmiare tempo ed energie, benché poi gli errori vanno fatti, perché è lì che si nascondono gli apprendimenti. Eh certo, stiamo provando un po' a capire, insomma, a dare un po' di consigli, ma soprattutto a condividere riflessioni su come si può raggiungere la felicità al lavoro. Tu, Luca, nel tuo libro Fattore 1% hai raccontato di come costruisci sostanzialmente routine, costruisci abitudini. Questo ti aiuta poi anche, hai anche il poster esattamente sulla tua spalla sinistra. Abbiamo le marchette, fattore 1%. Tac! Sono pronto su tutto. No, senti, da questo punto di vista che cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo comportarci per costruire, come dire, anche delle basi su cui poi riuscire a lavorare per raggiungere la nostra felicità al lavoro? Ma allora, cioè, l'idea di fondo di fattore 1% è quella che la motivazione sia sopravvalutata nei processi di cambiamento. Certo, è importante, io vorrei essere sempre comunque motivato, però è anche vero che la motivazione è un elemento al di fuori del mio controllo, mentre invece sotto il mio, a proposito di cose da controllare, cose da accettare, ecco, che cosa posso controllare? Ciò che io faccio o non faccio ogni giorno, e ciò che io faccio o non faccio ogni giorno diventa un'abitudine, no? Comportamenti ripetuti nel tempo. L'idea è questa, che ci possono essere delle abitudini che ti avvicinano ai tuoi valori e quindi ai tuoi obiettivi, e delle abitudini invece che ti allontanano dai tuoi valori e quindi ai tuoi obiettivi. I valori non sono mai giusti o sbagliati, no? Ognuno ha i suoi di giusti, ogni epoca storica ha i propri, però il punto è che tu devi conoscere quindi da dove parti, perché così puoi capire dove arrivare e vedere se c'è una coerenza tra il tuo punto valoriale di partenza, gli obiettivi, la tua definizione di successo, tra virgolette, della vita. E ci sono una serie di routine che ti possono aiutare a tenere motivato il personale,
ad esempio, che molto banalmente la routine di ascoltare le persone che tu hai, ogni giorno provare ad ascoltarle, oppure ogni giorno avere l'abitudine di fare almeno un complimento sincero alle persone che anche a te, cioè in base poi chiaramente al proprio stile di leadership tu sai quelle che sono le azioni e anche in base al tipo di persona con cui tu ti devi interfacciare tu sai che ci sono delle azioni che possono rinforzare un rapporto oppure indebolirlo. Ecco, creare delle abitudini di questo tipo secondo me aiuta molto nel creare anche un ambiente di lavoro sicuramente più facilitatore della felicità o comunque del significato. Ecco, provo a buttare lì una domanda a mo' di sondaggio, vi chiedo di risponderci poi con sì o no, ma per capire, non tanto se siete felici al lavoro, sarebbe un po' banale come domanda perché la risposta non è così semplice da dare in un minuto, ma la domanda che voglio farvi è, vi state impegnando quotidianamente per essere felici al lavoro e quindi per fare quello che diceva Luca adesso, per costruire un ambiente migliore anche per voi? Rispondeteci nei commenti semplicemente sì o no, così vediamo anche un po' come siamo messi da questo punto di vista. Vi state impegnando per essere felici al lavoro? Nel frattempo sia Laura sia Daniele ci dicono attenzione però a non fare scelte quando si scelgono le persone basate solo sull'empatia, sull'immediatezza, dimenticandosi di altre cose, e attenzione a non fare scelte come quella della cena che rischiano di essere una valutazione prettamente soggettiva. Laura e Daniele, no, certamente no, è una parte della valutazione, ma adesso non puoi escludere totalmente le competenze, perché a volte poi se scegli una persona che deve fare digital marketing e non sa niente di digital marketing, no, quella persona ovviamente non va bene. Però sono elementi, quelli valoriali e di proprio condivisione di una cultura sempre più importanti. Ed è vero, qualcuno altro diceva, ma io ci sono molte aziende, Vittoria, che respingono questo approccio, lo considerano non competitivo o addirittura debole. È vero, Vittoria, però io non credo che quelle aziende tra 10 anni ci saranno ancora. Non credo che troveranno persone valide. Io sono fermamente convinto che ci saranno aziende che falliranno per mancanza di dipendenti validi. Perché le aziende che non riescono a mettere realmente al centro le persone, non hanno dei valori che hanno a che vedere anche con l'impatto che si ha sulla società, non hanno un'idea di lavoro diverso, quelle aziende man mano le persone migliori le perderanno. Certo non rimarranno a zero dipendenti, perché ci sarà sempre qualcuno che ha bisogno di lavorare, ma quale azienda può avere successo se non ha le persone migliori, se non è in grado di attrarre e trattenere le persone migliori? Quindi, ripeto, non sempre una scelta si può fare da un giorno all'altro, perché a volte abbiamo bisogno di un lavoro e a volte in quel momento o nel luogo in cui siamo non ne stiamo trovando un altro, ma si può lavorare per trovare il lavoro giusto per noi. Ci vuole del tempo, però secondo me questa è l'unica strada da seguire in questo momento. Beh, quanti sì abbiamo? Cioè, qualche effettivamente no. Sì, ma gli ostacoli sono frequenti. Sì, 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 con anche il muscolo in mostra. Lo faccio ogni giorno, ma è una battaglia contro i mulini a vento. Sì, sempre, sì, mi impegno, ma trattasi di un lavoro pubblico, non tutto quello che si è detto può collimare. Concordo in pieno, si possono cambiare tante cose con il sorriso, è vero anche questo, ma anche con l'atteggiamento, ma con ogni tanto mi è capitato in passato di essere in lavori con altri manager che entravano in riunione con questa faccia qua, zitti, stavano zitti, non guardavano. Allora, ci siamo tutti, possiamo iniziare la riunione? Ma che ansia, ecco. Ma vogliamo davvero stare in posti del genere? Ma no. Senti, un bel libro, scusami, un bel libro anche rispetto al fatto che mettere al centro i valori come azienda è la strategia a lungo termine migliore, è quello di Sinek, Il gioco infinito, che immagino che tu avrai già adocchiato, no? I valori restano, cioè, secondo me, no, Ale, i valori sono nel gioco infinito, sono nell'orizzonte del sempre, le persone, i player cambiano, ma i valori restano. E quindi ecco perché non funzionano anche molto le battaglie valoriali, le battaglie culturali. Mm-hmm. Perché sono missioni che poi porteranno avanti anche altri nel tempo, e quindi sono d'accordo con te su quello che hai detto. Senti, vado, mi sono appuntato qua, sto andando a prendere una frase, adesso la ritrovo, presa da un tuo libro
che è l'era del cuore, quindi manifesto quello dall'altra parte. Allora, tu scrivi, siamo all'inizio di una nuova epoca, quella in cui abbiamo la facoltà di prendere in mano la nostra vita e di trasformarla per ottenere una realtà più felice, produttiva e soprattutto coerente con i nostri valori. Che, come dire, in tre righe, potevamo non farla diretta, bastava questa frase, l'avevamo risolta così, perché poi è il cuore, come dire, cuoto tutto quello che dici. È davvero così? Ci sono ancora invece dei blocchi su questo? Cioè, mi racconti un po' meglio come sei arrivato a scrivere una frase così forte, ma secondo me anche così piena di ricchezza, di gioia, di passione? Allora, l'idea portante del libro L'era del cuore, che mi ha portato a fare questa riflessione, è che ogni epoca storica ha avuto una tipologia di lavoro, il cosiddetto lavoro duro, capace di farci generare valore. Valore in senso lato, chiaramente. Valore in famiglia, valore con gli amici, valore in azienda, valore con i colleghi. Agli esordi era l'era del corpo, e nell'era del corpo l'attività che ti premiava era lo sforzo fisico, perché se tu eri forte fisicamente, andavi in battaglia e vincevi e portavi valore. Se tu eri forte fisicamente, aravi il campo anche in condizioni avverse e questo ti produceva valore. Poi cosa è successo però? Che è arrivata l'era della mente, e nell'era della mente chi è che generava più valore? Non tanto le persone forti, muscolose, ma le persone brillanti, con le idee, brave con i numeri, a organizzare altre persone, a mettere le idee a terra. Ecco, quello che io ho osservato, io l'era del cuore l'ho scritto prima della pandemia, ma la pandemia in realtà non ha fatto altro che velocizzare questo processo. Cioè, nel libro scrivo, noi siamo all'alba di una nuova era. Cioè, le persone brave con la mente iniziano a perdere colpi, non riescono più a mantenere il loro standard di vita di sempre, perché è arrivata l'era del cuore. Nell'era del cuore, il lavoro duro, non è più lo sforzo fisico e non è più lo sforzo mentale, ma è il coraggio. Cioè, è quando tu fai delle scelte coraggiose che riesci a generare valore per te e per le persone che ti sono vicine. Guarda, e cosa vuol dire il coraggio? Vuol dire mettere al centro il cuore. E tutto ciò che il cuore simboleggia, mettere al centro i valori, mettere al centro il mio cuore e il tuo, mettersi a nudo, mostrare le proprie vulnerabilità. L'era del cuore è le emozioni, la paura è preziosissima, però tu devi avere il coraggio per affrontare quella paura, perché in quel modo riuscirai a generare valore. Se tu ci pensi, Ale, tutte le cose che oggi ti entusiasmano, cos'è che ti entusiasma particolarmente, Alessandro, a te oggi? Allora, a me entusiasma quello che faccio di lavoro, quello che sto costruendo da una parte con alcune aziende e dall'altra a partire, insomma, da tutti questi incontri che stiamo facendo nell'idea che si possano aiutare le persone a stare meglio. Mi entusiasma viaggiare, scoprire cose nuove, mi entusiasma stare con mio marito, mi entusiasma fare qualcosa che mi restituisca energie positive. Esatto, allora ecco, però se voi ci fate caso, tutte queste, anche a me entusiasmano le tue stesse cose, fare i video, parlare in pubblico, stare con mia moglie, stare con i miei figli, a me mi entusiasma. Ma guarda, se tu ci fai caso, tutte le cose che oggi ti entusiasmano, a un qualche livello all'inizio, ti spaventavano. Mettermi a nudo... No, ma tutti i giorni ti spaventano, certo. Cioè, avere figli, i miei figli danno un senso particolare alla mia vita, ma all'inizio diventare padre mi spaventava anche. Mia moglie, anelavo stare con lei, ma avevo anche paura di mettermi in discussione. Fare video, avevo paura delle critiche possibili. Però tu vedi perché siamo nell'era del cuore, perché oggi più di ieri e domani più di oggi sono le scelte coraggiose che ti fanno fare quelle cose lì, che ti fanno poi sprigionare valore e anche lavoro, no? E quindi questa è la direzione, anche in ambito HR, anche in ambito imprenditoriale, anche in ambito familiare, ed è un coraggio che va di giorno in giorno riaffermato. Tutte le cose che tu hai di valore oggi, anche la nostra libertà, guarda, perché qualcuno è andato in guerra per difenderla, guarda che è un gesto coraggioso. E quindi poi oltretutto il coraggio è contagioso, perché se tu hai, diciamo a te, se tu hai un padre coraggioso, tu insegni il coraggio ai tuoi figli, e questo ha un valore pazzesco, enorme. Quindi abbiamo bisogno di leader coraggiosi, ecco, questo un po', e quindi questo va a sottendere la frase con la quale tu mi hai posto prima, ecco. Abbiamo bisogno di leader coraggiosi, ma abbiamo bisogno anche di team player coraggiosi, cioè
torno al calcio, visto che prima parlavamo del Milan. Del Milan non c'è tantissimo da raccontare, però quest'anno c'è tanto da raccontare dell'Atalanta. E io non sono un tifoso dell'Atalanta, però quasi mi sono scese le lacrime quando è stata sconfitta in Champions League. Perché l'Atalanta, con dei giocatori di livello medio, ha fatto un campionato eccezionale, perché aveva il coraggio di giocare, il coraggio di tirare in porta, il coraggio di sfidare i grandi, e non lo faceva qualcuno da solo, perché l'Atalanta non aveva i big player, quello che lo era forse Ilicic, a un certo punto ha avuto dei problemi personali, quindi non lo è più stato, ma aveva una squadra che insieme aveva voglia di farcela. Quindi anche quando magari in azienda il vostro manager non sembra essere il migliore, non sembra quello essere più indirizzato, mettetevi insieme ai colleghi, perché è lì che si vincono le sfide. In molti avete scritto: col sorriso e con la gentilezza si ottengono tantissime cose, e avete scritto che provate a portare felicità nel vostro lavoro, nella vostra azienda, anche col sorriso e la gentilezza. Continuate a farlo, perché sono contagiosi, e perché alla fine della giornata è chiaro che noi saremo fisicamente più stanchi, ma se facciamo cose che ci appassionano, se facciamo cose che ci permettono di lavorare meglio, se raggiungiamo più risultati, alla fine ci portiamo a casa delle energie positive. Saremo stanchi fisicamente, ma assolutamente vivi e entusiasti. E quindi, se a un certo punto crolliamo la sera sul divano per stanchezza, va benissimo, ma se torniamo invece a casa col broncio e andiamo a dormire perché è stata una giornata che ci ha tolto energie, Può capitare, ma non può essere la regola. Credo che questo sia il punto centrale, Luca, e credo che siano anche un po' i concetti, insomma, che stanno venendo fuori, che vediamo nei commenti. Coraggio è una parola che deriva dal latino coraticum, che vuol dire con il cuore. Allora, perché il sottotitolo del mio libro, L'era del cuore, è Come trovare il coraggio per essere felici? Perché secondo me la felicità sul lavoro, in amore, con i figli, con gli amici, è prima di tutto una questione di coraggio. Non è tanto una questione di testa, perché guarda che in fin dei conti le cose che tu devi fare, bene o male, già lo sai, cioè già lo sai che dovresti alzare il telefono, chiamare tuo padre e dirgli che gli vuoi bene. Non ci vuole un genio e neanche uno psicologo o un consulente da 300 euro all'ora. Lo sai già che dovresti licenziarti da quel lavoro e aprire una roba in proprio. Le idee le strategie le trovi su internet. Prima parlavi di Dario Vignali, cazzo, non è lì, Vignali ti regala tutto. Cioè, la mente servirà sempre meno, non voglio dire che non serve a niente, però servirà sempre il cuore. Cioè, ci vuole coraggio per essere felici, perché devi avere il coraggio di mettere a terra quella roba lì che la tua mente a un qualche livello già sa. Allora, per crescere dei figli felici ci vuole coraggio, perché devi avere il coraggio come padre di andare lì e di normare quell'aspetto lì, o di fare quel compromesso là, o di entrare in quell'emozione e affrontare quell'argomento. Perché per una relazione felice e sentimentale ci vuole coraggio? Perché devi avere il coraggio di andare dal tuo partner e dirgli le cose che non ti vanno più bene, o dirgli nuovamente i tuoi sentimenti. Perché ci vuole coraggio per avere un lavoro felice, visto che qua parliamo di felicità sul lavoro? Perché devi avere il coraggio di andare dal tuo collega e sciogliere quel nodo relazionale che c'era lì. Devi avere il coraggio di dire basta al tuo capo e di metterti in proprio. Cioè, la felicità è una questione di coraggio, e il coraggio deriva dall'affrontare le proprie paure. Le aziende che prospereranno domani saranno le aziende che oggi sono coraggiose. E questo vale anche per i collaboratori, per i freelance, per i dipendenti, per i mariti, per i padri, per le mogli, eccetera, eccetera. Senti, Luca, c'è un ultimo tema che volevo toccare con te, che è molto collegato poi a quello che hai appena finito di raccontare. Quando si parla di lavoro, si parla di crescita delle persone, si parla di crescita professionale, quindi si parla in un certo senso di salire. Tu in un tuo recente video hai detto che è corretto salire, ma per salire bisogna scendere. Ci spieghi un po' meglio questo concetto, insomma, di salire e scendere della scala? Allora, l'idea è che, essendo io un grande cittadino del mondo social, leggo un sacco di frasi motivazionali tipo: più alta è la vetta, migliore sarà il panorama, più ripida è la salita, più grande è la soddisfazione. Cioè, come a dire che il successo si trova in alto, alla fine di una scalata impegnativa, che è vero,
ma questa è una parte del gioco. E per salire in alto servono alcune competenze, serve la grinta, la forza di volontà, la dedizione, eccetera. Ecco, io ho imparato su di me, a mie spese, che non basta solo salire, ma bisogna anche scavare, perché è vero che in cima alla vetta la vista è meravigliosa, ma è anche vero che i diamanti, le gemme preziose, non si trovano in cima al Monte Everest, ma si trovano nei visceri della terra, nelle viscere della terra, scavando in fondo. E allora ecco perché serve ancora il coraggio, perché non basta scalare la montagna, ma bisogna anche scendere nel profondo della nostra anima, e questo è un viaggio molto meno panoramico rispetto a quello che fa in cima al Monte Everest, dove ci sono insetti, terra, sassi. Però è un viaggio necessario, perché per ogni passo che tu fai nel profondo del tuo spirito, nel profondo del tuo essere, nel profondo della tua anima, vedrai che avanzerai 3 passi in cima alla vetta. Bisogna avere il coraggio, però, perché per entrare nel profondo cosa vuol dire? Vuol dire questo: entrare in contatto con i tuoi valori, entrare in contatto con le tue emozioni, anche con quelle emozioni particolarmente fastidiose, perché è stando nella rabbia che scopri la grinta, è stando nella paura che impari il coraggio, è stando nella tristezza che apprendi la riflessività. Non ci sono emozioni negative, ci sono soltanto emozioni vitali, e ogni emozione porta in sé una spinta vitale fondamentale che tu devi comprendere per volgere in tuo vantaggio. È molto interessante, soprattutto molto profondo il concetto che hai messo sul piatto in questo momento, Luca. E aggiungo una cosa, uscendo dalla dimensione psicologica e entrando nella dimensione della nostra carriera, del nostro percorso lavorativo, anzi due cose. Prima cosa, quando parliamo di successo sul lavoro e quando parliamo del nostro successo, non dobbiamo pensare che sia sempre un upgrade, che sia sempre, come dire, una crescita. Il nostro successo è diverso per ognuno di noi. Quindi per una persona successo sul lavoro è avere uno stipendio più alto, per un'altra persona è lavorare vicino a casa, per un'altra persona ancora è avere una settimana al mese libera. Per ognuno di noi il successo deve essere definito da noi in maniera differente. E l'altro punto, secondo me, fondamentale, che la crescita professionale a volte prevede una discesa non solo di confronto con se stessi, ma anche nelle posizioni lavorative in cui ci si trova. Cioè, non sempre si deve cambiare per andare a avere un ruolo più importante, da impiegato a manager e così via. A volte si può cambiare in parallelo, a volte si può cambiare anche andando a ricoprire posizioni meno importanti di quelle che si ricoprono in quel momento, per trovare una migliore strada per sé, per trovare una dimensione più corretta per noi, perché dobbiamo ricordarci che ognuno di noi è diverso e non possiamo essere tutti semplicemente costretti a fare up. A volte dobbiamo svoltare a destra, svoltare a sinistra, fermarci, tornare indietro e capire qual è poi la nostra strada sul lavoro. Guarda, assolutamente sì. Se non hai una tua definizione di successo, adotterai la definizione di successo di qualcun altro. E io ti auguro veramente che questa cosa non accada. Quando facevo lo psicoterapeuta a tempo pieno, vedevo tanti brillanti manager, brillanti, tanti imprenditori di grande successo, da un certo punto di vista, che dicevano ho raggiunto il successo. Ma in realtà quello non era successo per loro, ma magari era per qualcun altro. Magari avevano un importante imprenditore che diceva successo è far grano, e loro hanno iniziato a far grano, ce l'hanno fatta, hanno fatto anche tanto bene, ma poi in fin dei conti non era quella la loro vera idea di successo. Cioè, avere successo non vuol dire necessariamente diventare un imprenditore seriale, no? Avere successo non necessariamente guadagnare 1 milione all'anno. Cioè, per essere felici sul lavoro, partiamo da questo. Che cos'è per me il successo? Magari va benissimo anche la definizione un lavoro part-time che mi permette di stare con i miei figli e vederli crescere. Certo. Se quello per te è successo, lavora in quella direzione. E se tu non ti prendi uno spazio per riflettere su che cosa tu vorresti far succedere nella tua vita, rischi di lavorare una vita verso un obiettivo, magari realizzarlo, e non riuscire a capire perché, come mai, nonostante tutto, in fondo tu sei ancora profondamente triste.
Luca, grazie. Io dico sempre che noi siamo puntualissimi all'inizio, saremo puntuali anche alla fine, quindi abbiamo circa 80 secondi da questo momento per chiudere. Allora, grazie a chi ci dice grazie, perché ce lo prendiamo, ce lo portiamo a casa, e complimenti e ringraziamenti fanno sempre piacere. C'è una frase molto bella per te, Luca, di Alessandra, che dice: un grazie enorme a Luca che sembrava sapere quello che avevo bisogno di sentire. Quindi... grazie a te Luca per aver condiviso tutti questi pensieri con noi questa sera. Grazie a voi che siete stati collegati questa volta e anche le precedenti. Era un ciclo di 5 dirette che in verità non finisce, perché proseguiranno all'interno di una community completamente gratuita su Facebook che se avete voglia di partecipare, changers.alessandrorimassa.com. da questa sera ci si può pre-iscrivere, poi lunedì prossimo ufficialmente la apriremo e proveremo a portare questi contenuti a disposizione di tutte le persone che hanno voglia di crescere, di trasformarsi dal punto di vista professionale, e speriamo di raggiungere un po' anche quello di cui abbiamo parlato questa sera, quindi la felicità al lavoro. Quindi poi vi manderemo il link se avete voglia di essere con noi, e poi nei prossimi mesi, Luca, ti proveremo a disturbare ancora e ti proveremo a portare anche dentro la community a rispondere a tante domande e a provare a dare insomma qualche altro contributo a tutti quelli che saranno con noi. Luca, grazie. Grazie ragazzi, un caro abbraccio e buona vita a tutti. Grazie Luca, grazie a tutti, buona serata, ciao.